anche in Europa e anche in Italia, i pick-up sono mezzi sempre più apprezzati sia da chi lavora sia da chi ama i viaggi fuori strada. Qui abbiamo la proposta di KG Mobility, la nuova SsangYong Rexton Sports XL, che adesso scopriamo insieme su Terzo Garage. Questo è il modello attuale in allestimento Icon. Siamo a inizio novembre e a dicembre o gennaio prossimi arriverà il facelift, che sarà così. Di fatto cambieranno solo alcuni dettagli estetici, come i gruppi ottici, invece la meccanica resterà uguale. Inoltre, ad avere il nuovo frontale modificato sarà solo l'allestimento più ricco. I primi tre, vale a dire Work, Road e Dream, esternamente diventeranno tali e quali all'attuale Icon. Questo Rexton Sports XL monta un motore turbo diesel 2002, 4 cilindri, con 202 cavalli di potenza e 441 Nm di coppia. Un'unità che permette di svolgere diversi compiti, tra cui appunto quelli specifici per il lavoro. Questo mezzo è soprattutto per chi deve andare sui cantieri, deve andare magari a trasportare grossi carichi. Nel cassone noi abbiamo una capacità di portata come peso di 1 tonnellata, 1010 kg per la precisione, mentre la capacità di traino è di 2,6 tonnellate. Grazie alla concessionaria Cuneo 3 per aver prestato questo Rexton Sports XL a Terzo Garage. È un mezzo da lavoro, ma è un mezzo anche per andare fuori strada. Noi abbiamo qui la trasmissione posteriore, anzi scusate, la trazione posteriore permanente, ma con questo rotore vicino alla leva del cambio automatico possiamo andare a inserire le quattro ruote motrici e, volendo, per i percorsi davvero difficili, le quattro ruote motrici con le ridotte. La qualità costruttiva che si percepisce è buona, non si sentono scricchiolii o rumori molesti e la sensazione è quella di avere una macchina robusta. Un disegno dell'abitacolo pulito e anche efficiente, con tutti i comandi ergonomicamente facili da raggiungere. Il cambio è un cambio automatico a 6 marce, qui sull'allestimento Icon, che è il top di gamma. Il volante multifunzione presenta sulla razza sinistra i comandi per riscaldare lo stesso volante e anche per la gestione dell'infotainment e del telefono. Sulla razza destra invece i comandi per il cruise control adattivo, che è uno degli ADAS presenti su questo allestimento Icon, insieme agli abbaglianti automatici, la retrocamera di parcheggio, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento di corsia. Su strada questo Rexton Sports XL offre un buon comfort di guida grazie a tutti gli ADAS, li abbiamo già detti, ha un assetto che consente, ovviamente in quanto SUV, praticamente in quanto pick-up, di dominare la strada dall'alto e di vedere molto bene gli ingombri della stessa macchina. Abbiamo anche delle sospensioni particolari, nel senso che abbiamo al posteriore una sospensione multilink, qui è l'avviso di superamento di carreggiata, di corsia scusate, che mi dà il segnale acustico per evitare di farmi invadere appunto l'altra corsia. Dicevamo delle sospensioni, e davanti abbiamo un doppio braccio oscillante con la molla a spirale. Anche quando
ci si faccia prendere un po' magari nelle strade a forte scorrimento, non è questo il caso, però a spingere, questo Rexton dà soddisfazione, nel senso che la velocità massima è di oltre 180 km orari e anche grazie alla coppia importante di 441 Nm lo scatto è piuttosto buono per il tipo di auto che abbiamo tra le mani. Abbiamo un cruscotto digitale da 12 pollici e 3 che è davvero ricco di informazioni, e poi si può anche andare a smanettare su queste levette sulla razza destra del volante per andare a scegliere le diverse videate da visualizzare. Dall'altra levetta sul volante possiamo andare ancora a scegliere altre informazioni. Dietro c'è davvero tanto spazio per i passeggeri. Ho il sedile settato sulla mia altezza di 1,90, le ginocchia sono libere, ma con tutto, insomma, lo spazio appunto che c'è posso anche tenere le raghe. Posso stare molto ben eretto con la schiena, ho ancora praticamente 5 dita sulla testa. Qui, volendo, posso anche tirare giù questo portabicchieri che fa da bracciolo e, nel caso in cui però ci sia una quinta persona, anche adulta, qui riesce a stare comoda. E chi dovesse trasportare dei bambini troverà facilmente i ganci Isofix per fissare i seggiolini qui sotto. Qui il supporto per appoggiare il telefono con le prese USB, qui abbiamo Apple CarPlay Android Auto via cavo con una presa 12 volt e anche un accendisigari che è un po' raro trovare adesso, i comandi del clima bizona automatico e sopra il display dell'infotainment. Una cosa che mi soddisfa anche, e che non mi sarei aspettato, è che l'abitacolo è ben insonorizzato. Quando si viaggia normalmente e non si chiede magari al motore un grosso scatto eccetera, veramente il suono di questo 2002 diesel non entra molto nello spazio di guida. Essendo mezzi da lavoro, i listini indicano sempre l'IVA a parte, quindi i prezzi partono da 30.900 euro fino a 38.300 euro, a cui appunto va poi aggiunta l'IVA. E con il Rexton KG Mobility è tutto, spero il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao, buoni chilometri a tutti!